Ciao a tutti e bentornati su Fame Chimica. Il secondo episodio di questa rubrica è dedicato a una molecola molto popolare, ovvero il delta-9 tetraidrocannabinolo, meglio noto come THC, ossia la molecola biologicamente attiva più presente all'interno della cannabis. La cannabis, anche nota come marijuana, è una pianta dai molteplici usi ed esistono testimonianze che ne riportano l'esistenza addirittura 37 milioni di anni fa, nell'attuale Kazakistan. L'utilizzo umano, però, è iniziato molto dopo, circa 8.000 anni fa. Inizialmente della cannabis si mangiavano i semi, dopodiché si è scoperto come dalle piante si potessero ottenere delle ottime fibre, ottenendo prodotti che vengono utilizzati anche al giorno d'oggi. Attualmente, però, alla cannabis viene associato principalmente il fumo, cosa strettamente legata ai suoi effetti psicoattivi, causati appunto dal THC. L'effetto psicoattivo del THC deriva dalla sua capacità di legarsi ai recettori nel nostro cervello, chiamati recettori cannabinoidi, e dalla reazione che avviene subito dopo la formazione di questo legame. Ora, chiamarli recettori cannabinoidi può essere un pochino fuorviante, dato che sembrerebbe che la loro funzione sia proprio quella di legarsi al THC, ma non è così. Questi recettori si trovano principalmente nell'encefalo e sono attivati da composti chimici chiamati neurotrasmettitori, ossia molecole chimiche che fondamentalmente servono a far comunicare i neuroni tra di loro. La più alta densità di recettori cannabinoidi si ha nella zona del cervello dove si trovano le aree responsabili del piacere, della memoria, della coordinazione e percezione del tempo. Normalmente i recettori cannabinoidi non sono attivati dal THC, ma da un'altra molecola chiamata anandamide, prodotta nel nostro corpo all'interno di membrane cellulari e tessuti specializzati, che recita un ruolo importante nel connettere le cellule nervose. L'anandamide è stata trovata, per dirne una, anche nel cioccolato fondente, ed è responsabile nel nostro corpo della regolazione dell'appetito, del sonno e della sensazione di dolore. Gioca anche un ruolo chiave nell'abilità del cervello di scordare le cose e nell'influenzare i segnali nervosi che permettono di prevenire crisi epilettiche. Ma torniamo al THC. Questa molecola è stata isolata per la prima volta nel 1964 da ricercatori dell'Istituto Weizmann, in Israele. Sono noti vari isomeri del THC, due dei quali presenti naturalmente nella cannabis. Il più rilevante è l'isomero meno-trans, noto farmacologicamente come dronabinol. Il THC e l'anandamide appartengono alla stessa classe di molecole chimiche, ossia quelle che chiamiamo cannabinoidi. All'interno della cannabis, il THC si trova principalmente sotto forma di acido tetraidrocannabinolico, che viene sintetizzato per via enzimatica. Il geranil pirofosfato e l'acido olivetolico condensano, ossia reagiscono tra di loro rilasciando una molecola di acqua, e generano acido cannabigerolico, che a sua volta viene ciclizzato da un altro enzima, il THC acido sintasi, risultando quindi nella molecola di acido tetraidrocannabinolico e altri cannabinoidi, tra cui l'acido cannabidiolico, meglio conosciuto come CBDA. Copiando il funzionamento dell'anandamide, il THC interagisce con il normale funzionamento del nostro cervello. Infatti, attaccandosi ai recettori, disturba la normale comunicazione tra gli altri neuroni, che non funzionano più a dovere, diciamo. È come se il nostro cervello percepisse una quantità crescente di anandamide, l'altro neurotrasmettitore, ed è per questo che la maggior parte degli effetti dovuti all'assunzione di THC sono quelli legati alle funzioni normalmente regolate dall'anandamide. Alterando le funzioni di questo neurotrasmettitore, il THC fa lavorare il nostro cervello ad un tasso di velocità costante, diciamo, facendo eccitare regioni specifiche del nostro cervello che si occupano di pensieri, immaginazione e percezione, a un punto in cui qualsiasi cosa i nostri sensi captino o qualsiasi cosa a cui stiamo pensando diventerà più piacevole e più interessante. Questo è, in maniera breve, come il THC interagisce con il nostro cervello. C'è da menzionare anche, però, il rovescio della medaglia. Il THC ha anche il potenziale di causare effetti negativi, come ad esempio ansia, in persone che non lo assumono abitualmente. Inoltre, data la presenza di diversi tipi di cannabinoidi nella marijuana, gli effetti variano da persona a persona. Importante da menzionare è il fatto che la marijuana abbia il potenziale per creare dipendenza, ma dire semplicemente che crea dipendenza non è del tutto corretto. Infatti anche altre sostanze come il caffè, l'alcol, lo zucchero o per essere più drastici l'eroina possono creare dipendenza, ma sarebbe sbagliatissimo dire che tutte queste sostanze creino lo stesso tipo di dipendenza. I casi di dipendenza da marijuana infatti sono estremamente pochi, meno di quelli da alcol, e non esistono ad ora casi di overdose da marijuana. Pensate che studi effettuati sui topi hanno mostrato come anche una dose 40.000 volte più potente di quella necessaria a provocare effetti psicoattivi non ha portato alla morte, bensì a un sonno che può durare fino a 3 giorni.
Esistono diverse teorie sul perché la cannabis produca THC, dato che non si sanno ancora i benefici effettivi che questa molecola ha per la pianta stessa. La prima di queste teorie è che il THC serva ad assorbire radiazioni ultraviolette, e questa proprietà risulterebbe utile soprattutto quando la pianta cresce, per evitare che si danneggi. L'aiuto del THC potrebbe anche derivare dalle sue ottime proprietà antibiotiche, però. L'ultima e più quotata teoria afferma che, dato che anche altri animali hanno questi recettori cannabinoidi nel loro corpo, il THC sia una sorta di meccanismo di difesa contro gli animali erbivori, allontanati a causa del suo sapore estremamente spiacevole e dei suoi effetti psicoattivi. Dunque, questo è brevemente come funziona il THC presente all'interno della cannabis. Speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre, per approfondire, vi invitiamo a consultare le fonti che sono in descrizione e vi aspettiamo al prossimo video sempre qui su Fame Chimica. Ciao!